Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Salvato Gesù Cristo. Carissimi confratelli, care sorelle e cari fedeli, che grande gioia poter celebrare oggi questa festa così solenne nel giorno del Sacro Cuore di Gesù. Questa festa, questa cerimonia che lascerà un segno visibile in un certo numero di religiose, segno esterno, questa appartenenza esclusiva al nostro Signore Gesù Cristo. Perché il velo? La Chiesa vela ciò che ha di più caro. La Chiesa ricopre con un velo l'abisside, perché l'abisside contiene il Santissimo Sacramento, l'Eucaristia. La Chiesa copre con un altro velo il tabernacolo, perché il tabernacolo contiene l'abisside che contiene la Santissima Eucaristia. Quanto più qualcosa è caro alla Chiesa, tanto più lo copre, lo vela. Lo vela perché ciò che la Chiesa vela nasconde un mistero, nasconde qualcosa che il mondo non può capire o che il mondo non è degno di vedere. La Chiesa copre il calice. Calice velato. Perché? Perché il calice è destinato a contenere il preziosissimo sangue, nostro Signore. E perché la Chiesa vela la suora? Perché la Chiesa vela la religiosa? Cosa nasconde la religiosa? La religiosa è fatta, è destinata, è consacrata a contenere lei stessa, nostro Signore, a un titolo particolare. È la sua ragion d'essere, così come la ragion d'essere dell'abisside, del calice e di contenere la Santissima Eucaristia, così la religiosa è destinata a contenere nostro Signore, a farlo vivere dentro di sé, a consacrargli tutta se stessa, a amarlo. Ed è qualcosa che il mondo non può capire, è qualcosa troppo grande per il mondo, e quindi la Chiesa lo vela. È come un segreto intimo tra nostro Signore e la sua sposa, e colei che si sceglie come sposa, perché è lui che sceglie, non siete voi che l'avete scelto, è lui che vi ha scelto. E qual è la prova? Quale deve essere la prova del vero amore? Quando un amore è vero, quando a questo amore di nostro Signore, questa predilezione di nostro Signore, rispondiamo in modo vero, in modo autentico? È Gesù stesso che ci dà la risposta. Colui che mi ama osserva i miei comandamenti. Colui che mi ama osserva la regola. Colei che mi ama osserva la regola. E la osserva per amore di nostro Signore. La osserva perché nella regola riconosce la volontà di nostro Signore. Riconosce la voce di nostro Signore. Ecco perché la vita religiosa, il velo, è una promessa di fedeltà. È attraverso la fedeltà a questo grande ideale che una religiosa manifesta durante tutta la sua vita il suo amore a nostro Signore. Ed è per questo che il velo
non lo abbandonerà mai. E fino a che punto deve arrivare questa fedeltà? Fino dove vi deve condurre a ciascuna di voi? La risposta è molto semplice. Questa fedeltà deve condurre al dono di se stessi, il più radicale. Quando Dio ama veramente un'anima, la prende completamente. La assorbe, distrugge in quell'anima qualunque cosa possa essere un ostacolo a questa unione perfetta con lui, a condizione che l'anima gli lasci questa libertà, a condizione che l'anima, per amore, non faccia mai un passo indietro. Dio gli lascia questa, se l'anima lascia questa libertà a Dio, Dio prenderà tutto fino a questo dono totale di ciascuna di voi durante tutta la vostra vita. E questo dono che voi fate già oggi a nostro Signore, qui davanti all'altare, davanti al Santissimo Sacramento, bisognerà rinnovarlo ogni giorno durante la Santa Messa. E questo dono totale di voi stesse dovrà aumentare in termini di fervore, in termini di radicalità. Deve essere un dono semplice, senza compromessi, senza nessun bemolle, semplice come Dio è semplice e come nostro Signore ci ama con un amore semplice e totale. E un'ultima considerazione importantissima. Tutto questo non solo è importante per ciascuna di voi, per la vostra santificazione personale, per il bene della vostra comunità. La vita religiosa è necessaria alla Chiesa stessa in quanto tale. La vita religiosa non può scomparire completamente dalla faccia della terra, perché la vita religiosa è la risposta, la più autentica e la più radicale, ancora una volta, a ciò che nostro Signore ci insegna nel Vangelo. È la manifestazione esterna e visibile. È una predicazione che tutti possono constatare. È una predicazione vera, contro la quale non ci sono argomenti che tengano, che nostro Signore è capace di trasformare completamente un'anima, di santificarla, di prenderla per sé e di farla vivere già qui su questa terra, in un certo senso come se fosse già nel cielo. Farla vivere già su questa terra, di quella vita degli angeli, che sarà la nostra un giorno in paradiso. In altri termini, la vita religiosa è la prova che il Vangelo è vero e che dietro il Vangelo c'è un maestro che ha insegnato la verità e che ci dà fino alla fine dei tempi ci assicura i mezzi necessari per compiere ciò che ci chiede. Ecco perché è importantissima questa cerimonia, ciò che voi fate, non solo per voi stesse, ma per la Chiesa. È un esempio necessario. Ricordatevi di questo quando sarete tentate, stanche. Quando avrete dei dubbi, ricordatevi, è per il bene della Chiesa stessa che Dio vi ha chiamate.
Dear sisters, there are so many things that you are learning at the convent, much more things that you will be taught. Nevertheless, don't forget that the religious life is simple. Is something simple. Religious life is approaching you to our Lord. And our Lord is simple. God is simple. And the more we approach our Lord, the more our life becomes simple. And to get this simplicity, remember, everything that you are learning and you will learn can be summarized in only one principle, a unique ideal. What you are seeking for? Why are you here? Why you left your family, your country, your language? Why? Why you left everything? Because you answered to the call of the only one who has the right to ask you to leave everything. Nobody else has this right but our Lord. He can ask this, yes. He can ask this. And it's worth it to follow his call. And the only thing you have to care of, in spite of all the elements that are making all your religious life, you are supposed to seek only for intimacy with our Lord. Everything is summarized there. In order to imitate him, to know him more and more, and to love him, everything is there. Don't worry too much about anything else. Remember, a saint, in a certain way, is not worried anymore about his own sanctification. A saint wants to know our Lord. And the more he's discovering our Lord, a saint, the more wants to penetrate his person. He gets caught. He falls in love with our Lord. He doesn't care about anything else, not even about himself. And as a consequence, our Lord will reward him, giving him this deep, intimate knowledge of him, and will transform him, will sanctify him as a consequence. When we really love somebody, you know that, we start to think like him. We start to feel like him. We start to react like him. Why? Because love is making this union of hearts, union of souls, union of will. But if it is true in this world, between normal people, so to speak, how much more this is true in relation to our Lord?
How much more if we respond to his love? How much more are we supposed to think like him, to feel like him, and to love as much as we can, as he does? How much more? This is religious life. Everything is contained in this ideal. And by this way, you will be transformed into our Lord. It is the easier way, and not just the easier, is the only way which can work. Don't be worried about anything else. Why in the society we kept the traditional mass? Why we kept the liturgy? Why we kept the traditional teaching? Why all this? Only in order to make it possible. Not for other reason. And this intimacy with our Lord that you are starting here on earth will be full in heaven. You are starting already this life that for each one of you will be full, will know its fullness in heaven. When our Lord will be in every soul, everything. In heaven, our Lord will fill every soul. But remember, this great ideal, even if it's simple in itself, has to be kept alive in your soul during your life. You have to keep your love, your determination, as you have right now for 50, 60, 70 years. I don't know. You have to keep alive this desire of our Lord. And to do that, allow me to give you just two suggestions. Remember that this intimacy with our Lord is impossible without the cross. For a very simple reason. Cross, his passion, was the guideline of the life of our Lord. Since the very beginning till the end, he had in his very simple spiritual life, if we can use this expression, he had only one desire. It was to perform the will of the Father. It was to reach that moment, to reach the cross. Why? Always for the same reason, out of love. Out of love for his Father and for each one of us. So it's impossible to know our Lord deeply. It's impossible to get this intimacy with him if we don't share a little bit his cross, if we don't share with him his passion. Our sharing of his cross, of his passion, is necessary to purify us and to enable us to know him fully and deeply. The second suggestion.
sooner or later you will be tempted to practice this ideal of intimacy with our Lord without caring about the others, without caring about your community, without caring about the particular sister that maybe is also an occasion of sanctification for you. That's normal. That's understandable. But be careful, because this temptation throughout the years, especially when you will get a bit older, this temptation will get stronger. No. Remember, it's impossible to love our Lord if we don't love the others, if we don't love our community as it is, and not as it we would like it to be. Yeah. And there is behind this principle a deep reason. With his same love for the Father, with his same love to perform the will of the Father, our Lord worked our redemption. While he was dying on the cross, was he loving the Father, or was he loving mankind? Both, and fully, with the same simple, radical act of love. So it's religious life. As much as our love for our Lord is increasing, also our love for the other has to increase. This intimacy with our Lord we were talking about, it's impossible, it's incompatible with any kind of selfishness. They will recognize you, that you are my disciples. They will recognize you, that you are the spouse I choose, if you love one another. And finally, many of you, you're going to receive a new name. This name is the expression, no matter who is the saint, the patron, but this new name, first of all, is the expression of this new life you are starting. A life of love, as we said. But this new name means something else, even something more. This is the name that from now on, our Lord, we use to call you. I know my sheep. I call them by name, and they recognize my voice. It does apply to each one of you in a particular way from now on. He will call you with this new name. You understand what does it mean? Is the expression this name is giving you is the expression that he chose you. And of course, this new name, this beautiful expression of his love for you, calls back
needs your answer. Your answer of generosity. To recognize this voice of our Lord calling you, and not only today, always. This voice of our Lord asking you every day something more. Asking you every day a new act of love for Him. And you prove that you love Him. This is the essence of religious life. This is the essence of perseverance in religious life. And this grace is the main grace of Our Lady. It's the Marial grace before all the others. Why? Because the role of Our Lady, which with each one of us, but in particular for a soul who is consecrating himself, herself to our Lord, her role is to dispose everything to this union. Her role is to, as a mother, is to make of every soul consecrated to his son another soul so similar to him. As the mother, she's still generating souls. But at the same time, she is the mother of our Lord only. So how can she be our mother, and your mother in particular, if she is the mother of our Lord only? It's because she is generating in your soul a special way, special title, her son, your groom, your spouse. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, Amen.